Noi dovremmo pensare più alle cose di lassù e relativizzare quelle di quaggiù. Spesso siamo prigionieri dei vizi proprio perché non relativizziamo tempo e spazio. Il vizio si protrae nel tempo e si dilata nello spazio, ad esempio. Ma se noi viviamo con fede alla presenza di Cristo, il vizio si risolve più facilmente, perché le cose di Dio sono infinitamente più interessanti di qualsiasi piacere carnale destinato a dissolversi presto. Il piacere carnale occupa un tempo limitato e spesso lascia turbati e depressi, mentre il pensiero delle cose soprannaturali dona serenità interiore e facilita la creatività e la socievolezza. La filosofia della vita terrena ci induce a riflettere sull'attimo, cioè sul fattore atemporale in cui passato e futuro non importano più, nel senso che in realtà esistevano solo nella nostra mente, anche se ci erano utili per la dimensione terrena. L'attimo coincide con l'eternità che non ha passato e non aspetta il futuro. Anche ora ognuno di noi vive autenticamente solo nell'attimo, se ci pensiamo bene. Il passato è solo un insieme di ricordi custoditi nella nostra mente. Il futuro è una proiezione di ciò che immaginiamo possa venire, ma non ha consistenza. La mente ricorda ed immagina solo nell'attimo, e questo dinamismo raffigura ciò che realmente saremo nella vita eterna.